cazzo ne corro, lo rompo a chi so io appena torno a casa. La vendetta è un piatto che va mangiato freddo. E allora? E allora non farle capire che sai, costringila a tradirsi. Osserva le sue mosse. Non usare la violenza, usa l'astuzia. Sii astuto come un cervo. Ma che bischierate tu dici? Il cervo non è astuto. Semmai è astuto come una volpe. Sì, ma la volpe non c'ha mica le corna. Ti strangolo! Io ti strangolo! Non fa testicoli, ti amo! Allora? Io sì. Dopo 7 anni di nuovo insieme in Amici miei atto secondo. E Noiré? Morto. Come morto? È morto. Quando è morto? In Kenya, 4 giorni fa. No, è morto nell'altro film, no? E quindi non c'è in questa scena. Comunque Monicelli l'ha fatto risuscitare con i trucchi che si usano nel cinema, il famoso flashback, vale a dire il ricordo. Passo indietro, ecco che Noiré apparirà con le nostre zingarate insieme a noi per tutto il film, o quasi. Qual è la vostra impressione di trovarvi dopo 7 anni nello stesso ruolo, negli stessi personaggi? Io mi sento benissimo, sono molto più giovane. Più giovani, perfetto. Sì. Loro sono dei gran bugiardi, sia nel film che nella vita. Siamo tutti sono molto tutti più rincoglioniti, diciamo francamente. E lei, signor Montagnani, invece, che per la prima volta insieme a loro? Male mi sono trovato, ho dovuto usare un tipo di recitazione intimidatoria, perché se no non riuscivo a dire le battute. Loro si ritengono i depositari della verità del primo Amici miei. Dice, siamo i primi, ragazzi, restiamo i migliori. L'abbiamo aiutato molto. No, diciamo la verità, non ha sgomitato come Del Prete. Prete sgomitato. Pronti? Spero che non si ripeta mai. Mario Monicelli, ci scusi se interrompiamo durante il doppiaggio di Amici miei atto secondo. A proposito di questo, com'è questa scelta dopo 7 anni di tornare, diciamo, allo stesso film, allo stesso argomento? Ma il fatto era che nel film precedente i personaggi erano così simpatici, divertenti, così stimolanti, che dopo alcuni anni abbiamo pensato di riprenderli per farli fare altre avventure, sperando che le avventure, le beffe, le situazioni in cui si trovano siano altrettanto divertenti e accattivanti come erano quelle del primo film. Dunque, nel primo film sappiamo, per i motivi appunto noti, che l'operazione doveva essere un'operazione Germi, poi è diventata un'operazione Germi Monicelli. Questa è un'operazione solo Monicelli. Sì. Cambia qualcosa questa ai fini del nuovo film o no? Sì, qualcosa cambia, non moltissimo naturalmente, perché poi lo spirito è sempre quello, i personaggi sono quelli, il tono generale anche. Quello che può essere cambiato è che c'è una maggiore acrimonia nel film, cioè la smitizzazione è più radicale, è un po' più crudele, tutto è più crudele, c'è più violenza nelle beffe e nei rapporti fra loro. Questo probabilmente dipende o da un fatto caratteriale mio, oppure anche dal fatto che, essendo passati 7 anni, il mondo è diventato un pochino più crudele, più violento di quanto non fosse prima. E quello dice un'operazione Monicelli che in qualche modo c'ha più acrimonia, quindi ci sembrerebbe vicina al tipo di commedia italiana, che poi forse è la più importante, che forse Monicelli ha sempre fatto. Che... Sì, beh, io so fare solo quella, ho fatto solo quella, o perlomeno gran parte per tanti anni ho fatto la commedia italiana, quindi tutto sommato mi riallaccio sempre a quella. E quindi oggi certamente le cose, la realtà che ci circonda è tale per cui se uno vuole rifletterla, sia pure comicamente come qui, sia pure umoristicamente, in maniera addirittura anche farsesca in certi momenti, c'è però una maggiore crudeltà, ecco, come tutto crudele, più crudele tutto quello che ci circonda. Monicelli, ci scusi ancora una domanda. Abbiamo parlato del grandissimo successo di Amici miei numero uno, speriamo che lo stesso sia per Amici miei atto secondo. Speriamo. In questo momento uno dei successi più grossi, in qualche modo paragonabile a quello appunto di Amici miei, è questo E.T., questo film americano. Sì. Ritiene che sia possibile in Italia fare film di questo tipo? Ma da un punto di vista tecnico sì, è possibilissimo, perché abbiamo tutte le attrezzature, anche i cervelli per poterlo fare. Consideriamo che il protagonista di E.T., che è l'extraterrestre, è opera di un tecnico italiano, di Rambaldi, che è stato portato in America da De Laurentiis e ha fatto quello che anche ha costruito King Kong. Quindi abbiamo la capacità, diciamo, tecnica ce l'abbiamo. Piuttosto c'è una difficoltà, direi così, di economica, perché sono film, questi film di fantascienza che fanno gli americani, che costano decine e decine di miliardi, e quindi non sono all'altezza, cioè non abbiamo noi le spalle per sopportare un costo di questo genere.
E poi, soprattutto però, credo che non sia nemmeno questo la verità, è che proprio noi, la cultura nostra, italiana, europea, ma soprattutto anche italiana, è una cultura che non è così tecnologica, che è una cultura più legata all'umano, a quello che ci circonda, a questo pianeta, non a pianeti extraterrestri. Per cui se dovesse venire un extraterrestre, un marziano, qui in Italia, credo che farebbe la fine del marziano a Roma di Flaiano, cioè finirebbe nell'indifferenza generale a bere all'osteria insieme agli amici. Questo è, perciò dico, sì, ci avremo la possibilità tecnica, ma non abbiamo una spinta proprio culturale per farla, ecco. Lei ha parlato anche di impegno economico. Sappiamo che i suoi prossimi progetti, uno è Bertoldo e Bertoldino, l'altro pare Don Chisciotte, sono due progetti molto grandi. Sì, certo, sono molto, sì, molto onerosi, perlomeno per la nostra cinematografia. Uno, Bertoldo e Bertoldino a Cacasendo, un testo molto noto della letteratura italiana, che si svolge nell'alto medioevo, quindi comporta una messa in scena, eccetera, ed è un testo naturalmente comico, perché io faccio solo film di questo genere, non sentimentali e non drammatici, e che comporta quindi una certa spesa, un certo impegno. L'altro, che è in progetto di fare Don Chisciotte e Sancho Pancia, è con Gassman, che fa Don Chisciotte, e Sordi, che fa Sancho Pancia, come tale anche questo è un grosso impegno, oltre che produttivo, anche direi, non so, espressivo, non voglio chiamare artistico perché sono parole troppo grosse. Quindi quella, voglio dire, è la nostra vera, come posso dire, la nostra vera capacità o volontà di fare, cioè cose che riguardino sempre la nostra vita, i nostri rapporti, sempre nell'ambito del nostro pianeta e non di pianeti che stanno fuori di noi, ecco. La ringraziamo, questa volta la lasciamo al doppiaggio senza altre interruzioni. Grazie a voi. Grazie mille. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Ma non avete visto i cartelli di divieto? Mi scusi, antenne come se fosse di scappellamento tra Pietra Pioca e scappellamento di forestieri. Vabbè, siete forestieri, ma i cartelli di divieto sono internazionali. Guardi, mi dia la patente, per favore. Ecco. Grazie a lei. Lei è il signor Verdirame Augusto di Brescia? Sì, è Verdirame. Io mi chiamo Necchi. Necchi? Allora questa non è la sua patente. Cosa dice? Mi faccia vedere. Guardi, guardi. Ma questo è un mistero. Aspetta, non l'avevi dimenticata a casa? Su, ricostruisci con calma, da qua. Ricostruisci? Io a Porta Prato mi sono accorto di non avere la patente. Sono tornato a casa, ho claxonato parecchio perché la mia moglie poverina dormiva. E poi gli ho detto di buttarmi il portafoglio. Ma buttato il portafoglio e... Oh, ma guardate, è un mistero davvero questo, Ma scusa, di solito dove lo tieni il portafoglio? Dove lo tengo? Nella tasca posteriore dei pantaloni, come tutti. E i pantaloni, quando te li togli, dove li metti di solito? Dove li metto? Sulla seggiola, accanto al letto, come tutti. Appunto. Come il signor Verdirame Augusto, da Brescia. Cosa c'entra? Il signor Verdirame Augusto li metterà sulla seggiola, accanto al suo letto, a Brescia, a casa sua. Quando è a Brescia, sì. E quando è a Firenze, li mette sulla tua seggiola. Insomma, mi sembra tutto chiaro, no? Come sarebbe a dire, un capisco. Beh, vede, signora guardia, scusi, lei avrà capito, si tratta di un caso delicato, c'è molto comune, sì, ma uno delicato. Scambio, sì. Sì, sì, vista la situazione, chiudiamo un occhio. Non stia a preoccuparti, signor Becchi, per me la cosa è chiarita. Becchi! Io... Ecco perché ieri sera, quando gli ho detto se andava a fare la zingarata, non si è arrabbiata, non mi ha fatto le solite difficoltà, anzi mi ha detto vai, divertiti. Un po' di puttana, eh? Oh, come ti permetti, è la mia moglie. Ah sì, perché la mia figliola è la puttana e la tua moglie no. E tu lo dici? Tira via con la mano, sai, tira via con la mano o ti sputo. Oh, provaci. Ma tu! Porco giù, perché mi sono scaracchiato la camicia. Via, leviamoci di qui. E questo è il modo di partire. Ci si rompe l'osso del collo.
L'osso del collo lo rompo a chi so io appena torno a casa. La vendetta è un piatto che aveva mangiato freddo. Sì, e allora? E allora non farle capire che sai, costringila a tradirsi. Osserva le sue mosse. Non usare la violenza. Usa l'astuzia. Sii astuto come un cervo. Che bischerate tu dici? Il cervo non è astuto. Semmai astuto come una volpe. Sì, ma la volpe non c'ha mica le corna. Io ti rompo! Ti levo dal mondo! Su, andiamo, su, io. Guarda che ti sputa! Ma provaci, sputa! Dovete vergognarvi! Andiamo, su! Basta! Basta!